Oggi ti accompagniamo nel suo viaggio verso il paradiso, una mamma. Due volte le letture ci parlano del grembo materno. L'abbiamo sentito nel Salmo, il Salmo 70. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Questa persona dice: il Signore mi ama, mi vuol bene, mi sento sostenuto dal Signore, sento il Signore vicino. Ma qual è il primo segno dell'amore di Dio? L'amore della mamma, il grembo materno, il seno della mamma che mi ha nutrito quando ero piccolo. Ecco, io ho visto l'amore di Dio prima di tutto attraverso l'amore di mia mamma. Il primo incontro con Dio è stato l'incontro con la mamma. Anzi, io vivevo nella mamma, lei mi dava la vita. Ecco, questo è segno di un amore più grande che continua. Ecco, adesso la mamma non c'è più, anche se vive, ma il Signore continua a nutrirci, continua a darci la vita, continua a starci vicino. E poi c'è un altro pezzo dal profeta Geremia. Il Signore parla a Geremia e dice addirittura: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Quindi il Signore ci ama, ci conosce prima ancora che noi fossimo nella pancia della mamma. Quindi prima ancora che esistessimo, perché noi abbiamo cominciato ad esistere nel grembo di nostra madre. Ma il Signore ci conosceva già, ci amava già, ci aveva già previsto, ci aveva già atteso, desiderato. Ecco, questo amore che si manifesta attraverso l'amore della mamma, ma che viene prima addirittura. Viene prima. Il Signore ci ama da tutta l'eternità. Ed è proprio per questo che non può lasciarci nella morte. È proprio per questo che il Signore ci dà la vita fisica attraverso nostra mamma, ma ci dà una vita eterna, che non può morire. Perché? Perché lui ci aspetta da tutta l'eternità. Potremmo dire che tutto l'universo è il grembo di Dio attraverso il quale Dio ci nutre. Possiamo dire che Dio è padre, Dio è madre. Che bello questo. E allora pensiamo: non abbiamo paura, Signore, di lasciare nelle tue mani la nostra amata mamma, perché tu la ami più di quanto noi possiamo amarla. Tu la conosci più di quanto noi possiamo conoscerla, che la conosciamo da sempre. E nella seconda lettura si dice: adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Ecco, non dobbiamo lasciarci ingannare dallo sguardo dei nostri occhi, perché i nostri occhi fatti di carne non riescono a vedere l'essenza delle cose. Guardano in modo superficiale, ma allora, quando saremo col Signore in paradiso, vedremo il senso di tanti momenti della vita, vedremo ad esempio che quello che adesso crediamo, ma non lo vediamo, che Maria e col Signore è viva e ci sente, e che non preghiamo per lei, ma lei prega con noi,
Ecco, tutte queste cose, se le vediamo, adesso le vediamo in modo confuso, le esprimiamo con dei segni, ecco, questi fiori che si mettono sulla bara dei nostri cari per indicare questa vita, l'incenso, l'acqua benedetta, le preghiere. Ecco, sono dei modi con cui vediamo in modo confuso. Ma un giorno vedremo faccia a faccia. Dobbiamo solo ricordarci di questa ultima frase che vi cito. La carità non avrà mai fine. La carità non avrà mai fine. La carità vuol dire l'amore. Che cosa ci rimane? Ci rimane l'amore di mamma Maria, di nonna Maria. Quello non finisce. Certo, il suo corpo è finito, ma il suo amore c'è ancora e c'è per sempre, perché la carità è più forte della morte. E allora facciamo come lei, cerchiamo di vivere tutta la nostra vita nell'amore, nella carità, e costruiremo qualche cosa che non ha fine, che non può morire.